insieme contro la SLA. Lancio la sfida ai miei amici Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, e Samir Handanovic, portiere dell'Inter, e a tutti i nostri tifosi. Non è cosa da tutti i giorni vedere una malattia balzare agli onori della cronaca col disincanto di un sorriso con l'intento di raccogliere fondi per la ricerca, ma è quello che sta accadendo da qualche settimana sui social network con la Ice Bucket Challenge, la sfida del secchio d'acqua ghiacciata che dagli USA ora ha varcato anche i confini dell'Europa, coinvolgendo un gran numero di personaggi della musica, dello sport, del cinema e della politica. Il gioco della secchiata è semplice: ogni persona che vi si sottopone chiama in causa a sua volta attraverso Facebook o Twitter altri 3 nomi che devono decidere se raccoglierla o no e così via, fino a raggiungere il maggior numero di persone coinvolte. Le persone devono gettarsi addosso entro 24 ore una secchiata di ghiaccio, pena il pagamento di una donazione a favore di un'associazione. E sta qui la parte seria di questa goliardata. Solo nelle ultime 24 ore sono stati raccolti 8,6 milioni di dollari per un totale di 31,5 milioni nel periodo che va dal 29 luglio al 19 agosto. Ora resta da vedere quando e in che modo verranno investiti i soldi dell'associazione americana. Gioco, goliardia, fondi, parole che nella situazione italiana rappresentano un miraggio, visto che fino a ieri i malati di SLA, circa 5.000 nel nostro paese, sono dovuti andare ad incatenarsi davanti al Ministero dell'Economia per chiedere fondi di sostegno, fondi senza i quali le famiglie non riescono a reggere le necessità mediche, organizzative, di ausili medici e di infermieristici di cui i malati hanno costante bisogno, costi che molto spesso sono a carico delle famiglie per migliaia di euro al mese. E intanto l'attenzione va allo stato dell'arte della ricerca per trovare cure in grado di bloccare la bestia, come Mario Melazzini, medico e malato di SLA, ha definito la malattia. Ma Ice Bucket è sicuramente uno strumento dal punto di vista virtuale che serve a sensibilizzare, ma per lanciare un messaggio culturale, cosa che ho voluto fare anch'io, proprio per far vedere che la ricerca è speranza e la speranza per noi malati è vita. Certo, quindi sarebbe auspicabile che anche in Italia si raggiungesse, non dico i 31 milioni di dollari donati attraverso le secchiate, ma insomma sarebbe una spinta notevole di aiuto per i malati. Assolutamente sì, tant'è vero che la mia, tra virgolette, sfida del mio video che ho fatto di doccia non è una sfida ma una guerra insieme. Che punto è adesso la ricerca? Ma la ricerca sta facendo, come dicevo, passi da gigante. Non per ultimo, proprio nei giorni scorsi, su una rivista internazionale, Neuron, si è pubblicato un lavoro che hanno partecipato degli scienziati italiani come il professor Svilani sull'utilizzo e la prova su modelli sperimentali di nuove molecole.